Vi capitano mai quei sogni strampalati in cui ci sono degli elementi che appartengono a due o più universi che in genere non si incontrano? Ebbene, invece nel vostro sogno questi elementi si incontrano. Ad esempio, scendete nel baretto sotto casa e giocate a biliardo con Michael Jackson. Bene, questo tipo di esperienza mi ha ricordato quello che ho visto in televisione con Ciccio Gamer 89, che va a mai dire talk, fra l'altro. Si dice talk, non talk in inglese. Se volete avere delle informazioni supplementari sulla lingua inglese o volete fare semplicemente conversazione, potete farla con me cliccando sul link in descrizione su Doceti. Doceti, infatti, è una piattaforma rivoluzionaria perché, a differenza delle altre piattaforme dove sei tu che ti devi adattare a un videocorso già fatto, in Doceti è il coach che si deve adattare alle esigenze di apprendimento della persona che vuole imparare qualcosa. Ma torniamo a noi. Voi siete su Barbaroffa, io sono Arnaldo e sono un esperto di comunicazione e linguista. Parlo italiano, inglese, francese, cinese, mandarino e sto imparando anche un pochettino di tedesco. Vi volevo dare la mia su quello che è successo tra Mirko Alessandrini, in arte Ciccio Gamer 89, famosissimo. Se sei appassionato della piattaforma YouTube, se sei appassionato di YouTube Italia, non puoi non sapere chi è Ciccio Gamer 89? Ne ha fatte di tutti i colori, è probabilmente uno dei personaggi più eclettici del mondo videoludico e del panorama italiano, ma non solo, anche una personalità molto grossa, una personalità molto grande che insomma, non si mette paura di affrontare qualcuno pubblicamente, di creare anche del dissing e soprattutto di sfruttare le avversità come fossero delle opportunità. Pensiamo allo scandalo Nutella Gate, che viene anche citato nella puntata di Mai Dire Talk, che fece parlare moltissimo di sé. È successo che Mirko si è presentato negli studi televisivi di Mai Dire Talk, il nuovo programma della Jalappas, e come si poteva prevedere, onestamente, è stato messo alla berlina. Diciamo che è entrato e il leitmotiv è stato: chi è questo? Questo chi è? Un signor nessuno, non solo, ma poi anche diverse volte le battute sul peso di Ciccio che francamente ci fanno tornare di 30 anni indietro in una televisione magari di memoria mediasettiana, bella rampante anni 80, un tipo di comunicazione, un tipo di comicità che già è più estranea agli youtuber, al pubblico degli youtuber. E se è molto interessante il fatto che questo sia già tabù per gli youtuber, ma non lo sia per quelli che lavorano ancora in televisione. Questo ci fa intendere che il pubblico televisivo è sostanzialmente diverso dal pubblico di YouTube, ma qui non scopriamo niente, qui stiamo scoprendo l'acqua calda. Infatti questo concetto è rafforzato anche dal fatto che i videogiochi, a che serve giocare ai videogiochi, tutti possono giocare ai videogiochi, il fatto che Ciccio Gamer porti i videogiochi in teatro, ma che cosa vuol dire? Tu vai a fare teatro, hai scritto addirittura un libro, l'autografo, addirittura il fatto che il Mago Forrest dia lo schiaffetto sulla culizza, come si dice in termolese, la dice lunga. C'è questa sensazione di superiorità del mondo televisivo rispetto al mondo youtubico, in modo anche immeritato, perché sulla TV ci sono state tante cose. La TV ha ospitato roba del calibro di Il Grande Fratello, La Pupa e il Secchione. Insomma, il trash non si trova esclusivamente su YouTube. Il trash, anzi, nasce sulla TV. E francamente, l'epoca in cui sono cresciuto io, gli anni 90, l'inizio degli anni 2000, insomma, sono stati caratterizzati da una bella dose rincarata di trash. Quindi questo atteggiamento quasi snobbistico delle celebrità televisive nei confronti delle celebrità più casalinghe, più youtubesche, è di fatto immotivato. Ma al di là di questa analisi superficiale, ho pensato che sarebbe stato interessante fare un confronto attraverso le variabili sociolinguistiche tra
il medium e la situazione comunicativa e sociocomunicativa in cui Ciccio Gamer in genere parla e la sua comunicazione invece che è avvenuta in ambito televisivo. Parliamo di una variabile sociolinguistica diafasica. Il pubblico televisivo è diverso e questa non è una novità. Dal momento che oramai i giovani, anche della mia età, che guardano la TV con una certa regolarità sono sempre di meno, perché consumiamo semplicemente i media che sono su internet, consumiamo i media che sono su YouTube, allora ti puoi permettere di dire certe cose. Ciccio Gamer è uno degli youtuber più influenti di Italia, effettivamente, eppure dal momento che parli a quel pubblico puoi dire: ma chi è Ciccio Gamer? Immaginiamo se il Mago Forest, che tutti conoscono, avesse fatto una live su YouTube a dire: ma chi è sto Ciccio Gamer? Il risultato sarebbe stato molto molto diverso, perché il pubblico era diverso. E qua ci allacciamo anche al discorso della variabile sociolinguistica diamesica, cioè cambia il mezzo, cambia il medium. C'era un pubblico diverso perché il medium era diverso, non siamo più su YouTube dove Ciccio Gamer è totalmente a proprio agio, è padrone, può gestire tutto, quindi anche a livello psicologico è a suo agio. Non giocava in casa, banalmente, mentre invece la Jalappas, Guzzanti, il Mago Forest, sì. E dal momento che siamo in un medium diverso, quindi televisione contro YouTube, cambia anche la comunicazione diastratica, ovvero le varie classi sociali, le varie posizioni dei parlanti, dei partecipanti alla comunicazione. C'è un chiaro dislivello, anche fisico, ma lo vedremo poi, tra i conduttori e gli ospiti e Ciccio Gamer. Le celebrità televisive sono a proprio agio. Forrest dà lo schiaffetto ad un impacciatissimo Ciccio Gamer che si limita ad essere il bersaglio delle voci sia in campo, cioè tutti gli invitati, sia fuori campo, la Jalappas, che continuano a infierire, non lasciano neanche un momento a Ciccio per replicare, per difendersi, se non in momenti veramente poco controllati, in cui Ciccio rimane senza la capacità di reagire, senza la possibilità anche di reagire. Qua vorrei fare una piccola forzatura, vorrei introdurre anche la variabile diatopica. In sociolinguistica la diatopia rappresenta la variazione a livello più che altro geografico della comunicazione. Esempio, se io voglio dire qualcosa banalmente a Bolzano sarà diverso rispetto a dirla a Catania, per modo di dire. Però vorrei introdurre questa dimensione dello spazio, non tanto a livello geografico quanto a livello proprio di posizione di tutti i parlanti. Ciccio era in piedi mentre c'era tutti quanti gli invitati seduti a proprio agio, sembrava quasi un plotone di esecuzione. È stato veramente interessante, è stato molto estraniante vedere una persona, un intrattenitore, anche un imprenditore come Ciccio, che è sempre a proprio agio, che riesce sempre a cascare in piedi, anche aggressivo, perché Ciccio si è scagliato molto spesso, si è scagliato ferocemente contro la gente, ha anche detto delle cose abbastanza pesanti senza mai superare certi limiti, chiaramente, perché sicuramente lui non è scemo, però è stato strano vederlo così mansueto. Ciccio avrebbe potuto fare dell'altro? Certamente un'opzione numero due c'è sempre. Ciccio avrebbe potuto benissimo fare l'offeso, abbandonare lo studio, urlare, insultare tutti. Ma lo avrebbe aiutato? Assolutamente no. Penso che in questo momento, in questa situazione, Ciccio avesse le mani legate. È stata colpa della Jalappas, è stata colpa del Mago Forest, sono stati cattivi, sono stati crudeli nei confronti di Ciccio? Sì, sono stati cattivelli nei confronti di Ciccio, ma per l'amor del cielo, la Jalappas fa questo da anni. La Jalappas ride sempre di qualcuno, mai con qualcuno. Oddio, in rare occasioni ride con qualcuno, ma si tratta sempre di mettere qualcuno alla berlina. Loro sono fuori campo, quindi di fatto si tirano fuori dal
raggio di azione della difesa della persona che viene messa alla berlina, ed è per questo che funziona, per questo che ha funzionato. Sembra quasi che la Jalappas sia seduta sul divano assieme allo spettatore, per questo che uno si immedesima, per questo che uno si affeziona. Mago Forrest è la stessa cosa, certamente lui in modo più velato, perché è molto più autoironico, questo fa parte del suo personaggio, però in linea di massima Mai Dire Talk, gli scrittori di Mai Dire Talk volevano dare al pubblico quello che il pubblico voleva. E cosa voleva il pubblico? Semplicemente voleva qualcuno dei nuovi giovinastri che pensano solamente a giocare ai videogiochi e strapazzarlo un pochettino. Il tutto senza tener conto del fatto che questi giovinastri stanno ripensando e ridisegnando il modo in cui si fa marketing, il modo in cui si fa business, il modo in cui si fa la comunicazione a livello mondiale. E voi che cosa ne pensate? Forse questa è stata una sviolinata troppo grossa nei confronti di Ciccio Gamer? Scrivetemelo nei commenti. Certamente è stato anche buffo vedere una persona con un carattere così forte venir bastonato pubblicamente in televisione. Un po' di schadenfreude c'è stata, ecco. Certamente però, mi domando, se io fossi stato lì, mi sarei saputo difendere meglio? Avrei ricevuto un trattamento diverso? Magari no. Siete stati su Barbaruffa. Alla prossima.